What's up ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo secondo video riguardante il making of delle nostre armi preferite. Nell'ultimo video, che se non avete ancora visto potete recuperare dalla scheda qui in alto, abbiamo scolpito e dipinto un coltello da cacciatore, mentre oggi vi farò vedere come ho costruito una replica dell'unica e inimitabile ultima parola. Lo so, l'ultima volta vi avevo proposto alcune idee da realizzare, ma non preoccupatevi, sono tutte tenute da conto e mi sto preparando per farvi uscire i video in pompa magna. Oggi però voglio condividere con voi il mio primo esperimento di arma da fuoco, che pur non essendo perfetto mi ha dato abbastanza soddisfazione. La prima differenza che ho notato rispetto alla costruzione del coltello o dell'ascia è stata la difficoltà nel rispettare le forme più geometriche e regolari, molto più impegnative rispetto ad alcune curve e asimmetriche. Proprio per questo, nella costruzione del modello 2D, ho voluto disegnare anche le due visioni frontali dell'arma, tracciando le linee guida per il foro della canna e il retro incluso di cane, tamburo e manico dell'arma. Altro ostacolo decisamente impegnativo è stato quello degli inserti in oro che percorrono tutta la pistola. Per questo, seguendo le proporzioni di circa 35 cm di lunghezza per 16 di altezza, ho tracciato i disegni degli inserti su un foglio a parte, che avrei utilizzato poi nella fase di pittura. Fatto ciò, come al solito ho stampato il modello e unito le due parti per avere una base su cui lavorare. Spostiamoci ora sul tavolo da lavoro e tracciamo il contorno dell'arma sul pannello di polistirene. Proseguiamo tagliando con il seghetto elettrico. Vi ricordo ogni volta che se non avete gli strumenti che utilizzo potete benissimo arrangiarvi con qualcosa di simile, per esempio una sega a mano o un taglierino. Stando quindi attento a non rompere il bordo dell'impugnatura, ho tracciato il foro per il grilletto, che avrei poi inserito successivamente. In generale ho preferito separare inizialmente il corpo dell'arma da tutti quegli elementi sporgenti che avrei rischiato di rovinare nella lavorazione, tralasciando quindi grilletto, cane e merino e aggiungendoli poi successivamente. Iniziamo quindi a definire le forme della nostra ultima parola. Prima però è importante sapere che rispetto ai nostri progetti passati la struttura di quest'arma si sviluppa in ben più livelli, cosa vuol dire che questa volta dovremmo lavorare anche in profondità, differenziando per esempio la parte inferiore della canna da quella superiore, o il corpo della pistola dal tamburo. Proprio a tal proposito, dato il poco spessore di base del pannello, ho preferito aggiungere il tamburo successivamente, sagomando un pezzo a parte e incollandolo a quello di base. Per cominciare quindi a sagomare l'arma, ho prima di tutto smussato gli spigoli, prima eliminandoli con un taglierino e successivamente arrotondandoli con la carta vetrata. A questo punto, seguendo il modello di carta, ho inciso con il taglierino il distacco tra la parte superiore e quella inferiore dell'arma, per intenderci la parte che dovrà essere poi dipinta in oro e quella invece nera. Per marcare poi il dislivello tra le due mi sono servite le due punte da Dremel differenti. Ho quindi prima evidenziato la linea con quella più appuntita per poi inclinare il lato della canna con la punta più allungata. L'obiettivo di tutto ciò è quello di dare alla canna un effetto stratificato, ovvero la canna vera e propria, quella nera, doveva sembrare coperta dal pezzo dorato, come fosse stato incollato sopra. A questo punto, smussato anche lo spigolo inferiore, raggiungiamo il corpo dell'arma, quello che a parer mio è stato più difficile da definire. Guardando il modello possiamo notare come l'ultima parola abbia quasi un doppio tamburo, quello principale ed effettivo che idealmente viene proprio inserito nell'arma e un altro più piccolo a scopo puramente decorativo, posto in fondo alla canna. Seguendo sempre il tracciato del taglierino in base al modello, dobbiamo assottigliare ulteriormente la canna rispetto a questi due tamburi, considerate che quello principale verrà aggiunto in seguito e avrà quindi uno spessore maggiore. Spostiamoci ora sull'impugnatura dell'arma e seguendo lo stesso procedimento taglierino carta vetrata arrotondiamo negli spigoli, in modo da avere una presa salda e comoda allo stesso tempo. Nel fare ciò lavoriamo anche sulla zona del grilletto, ammorbidendone le forme e stando soprattutto attenti a non rompere il bordo sottile. Fatto ciò abbiamo definito le forme principali della nostra arma e possiamo ora passare ai dettagli. Iniziamo dalla parte posteriore del cannone, quella che personalmente mi ha creato più difficoltà. Qui infatti il corpo si sviluppa su moltissimi livelli diversi, tutti lungo curve che seguono la forma del tamburo. Per avere quindi un punto di riferimento vi consiglio di tracciare inizialmente la forma centrale del tamburo, senza marcarla più di tanto, e definire poi le incisioni dell'impugnatura, in modo da avere due linee limite all'interno delle quali muoverci. Parlando del manico vorrei soffermarmi sulla parte centrale, che secondo il modello del gioco dovrebbe essere incisa secondo una texture sdigrenata, che tuttavia con questi strumenti e su questo materiale avrei rischiato di fare male ottenendo una macchia informe al centro dell'impugnatura. Ho quindi preferito lasciarla liscia, che comunque schifo non fa. Delimitata la zona posteriore, facciamo un'incisione particolarmente marcata lungo la seconda linea, partendo dall'impugnatura. Questa sarà la massima profondità da cui dovremmo partire e assottigliare quindi i bordi fino a raggiungere lo strato superiore.
e creando quindi due, passatemi il termine, pendii che separano le due zone. Fatto ciò, ci basterà marcare ancora con la punta le linee guida seguendo il modello e il gioco è fatto. Ci rimane ora ad aggiungere tutti i pezzi che non seguono esattamente la forma dell'arma, quindi tamburo, cane, grilletto e mirino. Iniziando dal tamburo, la prima cosa da fare è livellare leggermente la zona che abbiamo tracciato prima, in modo da creare una sorta di conca in cui inserire il tamburo. Il consiglio che vi do per far sì che questo sembri proprio un corpo a parte inserito nella pistola è quello di passare leggermente la carta vetrata sull'esterno dei bordi, così da arrotondarli e dare un effetto visivo più affidabile. Sagomiamo ora un pezzo a parte, seguendo la forma del modello. Questo sarà il nostro tamburo, piuttosto facile da realizzare. Ci basterà prendere il nostro pezzo e assottigliarlo fino a circa 2 cm. A questo punto con il taglierino tagliamo gli spigoli lungo i lati lunghi, in modo da dividere il pezzo in tre parti, una centrale piana e quelle laterali inclinate. Al centro di ognuno dei tre lati incidiamo, non troppo in profondità, le forme allungate in cui dovremo poi disegnare gli inserti, una completa al centro e due metà per le parti laterali. Fatto ciò, va incisa la parte posteriore, che come vedete dovrà avere due piccole rientranze, molto facili da ottenere con il taglierino e una punta arrotondata. Incluso quindi il nostro pezzo, dovremmo solo incollarlo nella sagoma che abbiamo tracciato prima, ma attenzione, io ho usato la colla artiglio, che come molte su questo tipo di materiale è corrosiva. Se usate quindi qualcosa di simile, non ne mettete troppa o rischiate di trapassare l'arma e avere un bel buco al posto del tamburo. Se invece ne mettete poca e ben spalmata, non avrete problemi. Tocca ora ai pezzi più delicati, ovvero grilletto, cane e mirino. Per tutti questi pezzi ho adottato il metodo dell'incastro, ovvero ho fatto delle piccole fessure laddove sarebbero dovuti essere i pezzi e senza nemmeno bisogno di alcuna colla li ho incastrati ben bene. A tal proposito vi consiglio, oltre allo stare attenti essendo pezzi molto sottili, di dipingerli prima in modo da non avere problemi in seguito. Inseriti tutti i pezzi e completate anche le ultime incisioni, possiamo adesso darci la pittura. La pittura dell'ultima parola è piuttosto semplice, dato che ci serviranno solamente il nero, che io ho schiarito appena appena con una punta di bianco per avere più un grigio molto scuro, l'oro per la parte superiore e alcuni dettagli, il marrone per l'impugnatura e l'argento per l'inserto metallico sulla parte posteriore. Iniziamo quindi colorando le zone più grandi, quindi lasciando punti come gli inserti neri sulla canna dorata o i bulloni dorati lungo il manico bianchi. Una volta asciutta la prima mano potremo riempire gli spazi di nero e procedere alla parte in assoluto più difficile, quella di cui personalmente vado meno fiero, gli inserti in oro. Per questi dettagli avevo inizialmente pensato di tagliare i disegni stampati e utilizzarli come stencil, tuttavia provando non ho ottenuto nemmeno lontanamente l'effetto desiderato e ho quindi optato per un pennarello indelebile color oro, preferibilmente a punta fina. Oltre ai bulloni che vanno semplicemente colorati, i disegni geometrici sono abbastanza intuibili, basta capire la traccia e ripeterla per tutto il disegno. Certo, vi consiglio di cercare di essere il più precisi possibile, ma a mano libera l'effetto non sarà comunque perfetto. Il dramma tuttavia per me è arrivato quando ho dovuto tracciare la famigerata scritta Tex Meccanica, che una volta terminata ha fatto rivoltare nella tomba l'intera famiglia Holiday. Purtroppo questo tipo di dettagli non è facile da realizzare e penso che se fatto bene il metodo dello stencil sia il più adatto. Proprio per questo ero indeciso di portarvi un video su quest'arma, ma su Instagram avete votato a favore e dunque eccoci qui. Alla fine, per essere la mia prima arma da fuoco, il risultato non è dei peggiori. Ragazzi, quindi questa è la nostra ultima parola. Io vi dico subito che, come vi ho già detto prima, non sono pienamente soddisfatto, nel senso che potevo farla nettamente meglio, a partire dalle parti dorate che, come vedete, sono abbastanza imprecise, soprattutto la scritta mi fa veramente cacare, e tante altre cose in realtà avrei potuto migliorarle facilmente. Per esempio il mirino ho sbagliato a farlo. Avevo programmato di fare una parte, cioè ho sbagliato a fare il buco, in realtà ho fatto un buco centrale invece di fare due buchi laterali, quindi alla fine l'ho sistemata così, facendo questa sorta di incisione che in realtà non si vede se la metti così, però dà comunque l'effetto mirasi, dall'altra parte non l'ho finita ovviamente perché tanto la tengo attaccata al muro, dà comunque quell'effetto mira che, come vedete, se riuscissi a metterla per bene, vedete, c'è comunque l'effetto mirino. Che alla fine serve a poco perché tanto non si vede.
Prendiamo quest'ultima parola come un MK1, nel senso un primo modello, probabilmente la rifarò, cercherò di farla meglio perché devo sistemare un po' di cose. Come ho già detto, per esempio le scritte, devo cercare di trovare il modo di farle meglio e magari se riuscissi a fare l'incisione anche qua sarebbe carino. E un'altra cosa che vorrei riuscire a fare sarebbe dare un po' di lucidità in generale all'arma, magari facendolo con uno spray lucido trasparente. Devo fare un po' di esperimenti. Comunque, appunto, prendiamola come primo modello e devo dire che come primo modello non è malissimo. Ora andiamo ad appenderla, se no si distrugge. Vedete che tenendola appesa così sembra un'arma, anche da lontano sembra una bella ultima parola. Quindi io cercherò di migliorarlo. Ah, mi dispiace subito se non ve l'ho detto, se non avete avuto tutte quante le riprese della pittura e dell'ultima fase, ma essenzialmente non essendo sicuro di come stava venendo, non ero sicuro se portare il video o meno, quindi avevo smesso di registrare, però spero che comunque possiate perdonarmi. Ora, per i prossimi video avevamo detto che avremmo fatto la mangia ombre, tenebre, non mi ricordo come si chiama. Comunque lo spadone, quello a vuoto esotico. Il problema è che il negozio da cui prendo i pannelli al momento li ha finiti, quindi devo aspettare che li riprenda, che li riabbia nel magazzino. Ma nel frattempo cercherò di portarvi il video sulla base per il coltellino, quindi sul supporto, che comunque sarà una cosa abbastanza breve perché non è che ci vuole molto, però spero di riuscire a fare una cosa di carino. Detto questo, ragazzi, come al solito io vi consiglio di scrivermi qua sotto nei commenti quale arma o armamento o qualsiasi cosa volete vedere nei prossimi video. E detto questo, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.